Ricordate quando nei mesi precedenti qui su FCM News Sport vi parlavamo di una Juventus che in estate avrebbe cambiato e cambiato tanto? Ricordate quando in questi contenuti vi parlavamo di una Juventus che sondava il mercato per cercare delle alternative perché si era capito che la rosa andava migliorata e perché Thiago Motta non si sarebbe accontentato di questa rosa? Giuntoli aveva un piano ben studiato che prevedeva 0 acquisti l'anno scorso, ma una bella rivoluzione quest'anno. Beh, noi ce lo ricordiamo, abbiamo realizzato tanti contenuti in merito a questo, a questi cambiamenti su cui Giuntoli ha lavorato per mesi, forse anche per un anno intero. Beh, c'era molto scetticismo, perché ricordo molti dicevano: ma la Juventus non comprerà, ma figuriamoci, addirittura rimarrà Allegri, rimarrà tutto così, non verranno comprati, la Juventus non compra mai, la Juventus non ha soldi. Beh, evidentemente le dinamiche stanno cambiando ed infatti la Juventus chiude il secondo grande colpo, ed è un colpo importante, ancora a centrocampo. Analizziamo il tutto qui su FCM News Sport, e come sempre vi ricordo è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornato ogni giorno, tutti i giorni, sulle vicende della vecchia signora in maniera totalmente gratuita, perché non c'è alcun tipo di costo aggiuntivo, non ci sono abbonamenti, non ci sono richieste e quant'altro. Dovete semplicemente iscrivervi al canale e lasciare un like ai contenuti, perché questo ci aiuta nello sviluppo di nuovi servizi sulla Juve, se volete rimanere assolutamente aggiornati. Allora, lo sapete, la Juve ha chiuso il colpo che farà in Turam. Nome di Turam la Juve ha causato da tempo. Io da tempo che vi dico occhio al nome di Turam, perché? Perché c'erano alcune indicazioni che ce lo facevano capire. Punto primo, Turam, Giuntoli lo adocchia da tempo. Giuntoli lo ha adocchiato da tanto tempo ed è un centrocampista questo che a quest'età sfrutta un momento particolare, cioè quello del fatto, ha sfruttato due fattori fondamentalmente Giuntoli è uno di quelli che fa mercato sfruttando l'occasione, ma non l'occasione della serie prendi uno che ha 35 anni e parametro zero e lo prendi perché è l'occasione, no, altri tipi di occasioni. Con Douglas Luiz ha sfruttato l'occasione del fair play finanziario, ossia la Aston Villa si doveva liberare di giocatori importanti entro il 30 giugno e approfitta di quell'occasione. Con Thuram ha approfittato di un'altra occasione, ossia viene da una stagione non eccezionale, punto primo, e soprattutto è in scadenza di contratto. Quindi cosa fa Giuntoli? Ci si fionda. Ricordiamo le parole del suo agente, non di oggi, ma di mesi fa. Noi ve l'abbiamo riportate queste parole forse un 6-8 mesi fa, quando vi raccontavamo della gente, la Pimenta, che diceva di lui: è pronto per una big, stiamo lavorando col Nizza per poter vedere se lo riescono a lasciare andare via, ma lui è assolutamente pronto. Si è visto quanto è pronto. Da un punto di vista calcistico è un giocatore di una grande fisicità ed è per questo che Giuntoli lo prende, intanto perché ha il pensiero al posto Rabiot e quindi prende un giocatore di grande fisicità dalle buone qualità tecniche, in grado però anche di saltare l'uomo, questo va detto. Secondo le varie statistiche, nella stagione 21-22 Thuram è stato il giocatore del Nizza con più dribbling portati a termine, 113, e per un centrocampista che è una sorta di mediano, per pensare che lui abbia realizzato più dribbling ci fa capire che tipo di giocatore è. Oltretutto il francese ha anche creato 89 occasioni per i compagni di squadra, a cui si aggiungono anche i tiri, 30, in seguito alla progressione palla al piede. Parliamo di un giocatore assolutamente completo, parliamo di un giocatore che obiettivamente è un giocatore perfetto per questa Juve, che si può adattare in vari sistemi di gioco. Motta preferisce il 4-2-3-1 e quindi vendasi a pensare che lui possa essere uno dei due centrocampisti a difesa della difesa, appunto, scusate il gioco di parole, però è un giocatore che si sposa perfettamente per questo modulo, perché sembra la spalla ideale per Douglas Luiz. Ed è un reparto, quello del centrocampo, che si sta veramente consolidando e non poco. Thuram va oltretutto a colmare un gap fisico, perché lui è un giocatore di grande fisicità. In passato qualcuno lo ha paragonato a un giocatore che è stato alla Juventus. Lui è figlio di Thuram, ex giocatore della Juventus, ma molti in Francia lo hanno paragonato a un altro ex grande calciatore della Juventus, ossia Patrick Vieira. E per caratteristiche forse ci siamo. Vieira secondo me era più solido come struttura fisica. Lui è ancora un po', non dico esile perché non lo è, perché fare un contrasto con Thuram non lo consiglio a nessuno, però Vieira deve ancora arrivare, diciamo, il tempo per un paragone del genere, c'è ancora un po' presto secondo me, ma è comunque un equilibratore clamoroso. All'inizio ha fatto veramente delle cose incredibili, è un leader assoluto ed è un giocatore che veniva da una stagione così, quindi la Juventus lo prende nel momento giusto.
può fare anche il ruolo di mezzala, e quindi anche in caso di centrocampo a 3 lui può fare la mezzala, il box to box, un recuperatore di pallone incredibile, ma che ha anche i tempi di inserimento perfetto per poter obiettivamente essere il giocatore in più di questa Juventus. Di fatto, secondo me, ci sono stati alcuni fattori che hanno inciso in questa trattativa. Punto primo, il padre. Secondo me il padre, Lilian, ha spinto per poterlo portare anche lui in Italia, ma questa volta alla Juve. Cioè, gli piaceva l'idea di vedere un figlio all'Inter e uno alla Juve. Della serie, come caschi caschi, una delle due dovrebbe vincere. La Juventus spende per lui 20 milioni di euro più 5 di bonus. 20 milioni per il cartellino di un ragazzo che è un classe 2001, secondo me è un affare clamoroso. Di fatto, quando hanno cominciato a circolare queste cifre, quelle al di sotto dei 20 milioni, molte hanno cominciato a dire ma allora sai che non è poi così tanto forte, ma forse non è poi stato così forte. In realtà sì. Ricordate quando mesi e mesi fa vi dicevo che gli agenti di Thuram lo avevano proposto all'Inter e alla Juve? Ed era vero, perché gli agenti stavano cominciando a sparpagliare le voci di un Thuram che non avrebbe rinnovato. Ed infatti, a distanza di mesi, è arrivata la firma con la Juventus. Secondo me ha inciso il fattore padre e anche il fatto che lui è cresciuto, in una situazione particolare. Cioè lui nasce in Italia proprio perché il padre in quel periodo giocava alla Juventus, proprio 2001, e comincia a vedere il padre in campo con la maglia della Juventus e si innamora di quei colori. Si innamora chiaramente di un padre che è un eroe in quel momento per lui, con la maglia juventina. Quindi questa è la prima immagine calcistica che ha nella sua vita, cioè il padre con la maglia della Juventus che gioca a pallone. Questo non può che in lui fare una sorta di fa effetto, e quindi l'idea di andare alla Juventus per lui è molto affascinante. È un giocatore che secondo me si completa perfetto il centrocampo della Juventus, ed è un giocatore che a mio avviso in questo momento serviva, e serviva tanto. Effettivamente è un giocatore che alla Juve serviva quel tipo di giocatore là. E vi dico un'altra cosa, serviva anche cambiare. Cioè, ho come la percezione che Giuntoli stia dando una sterzata a questo mercato, cercando di vendere più giocatori possibili, però perché si ha la percezione che negli ultimi anni la situazione è stata proprio stantia. Cioè la Juve la paragono a una casa che è stata per troppo tempo chiusa, e c'è una sorta di aria viziata, c'è quest'aria che è pesante perché questa porta non si apre mai, perché non ci sono finestre, perché si tende a tenere tutto chiuso lì dentro e non esce qualcosa da quella casa da troppo tempo, quindi inevitabilmente l'aria è appunto pesante. Bisognava aprire tutto, le finestre, le porte e tutto quello che c'è da aprire per poter far cambiare l'aria. E quindi è l'aria in cui non c'è più Allegri, non c'è più Alessandro. Ogni tanto negli anni precedenti vi raccontavo di una Juventus che mi dava la percezione di guardare la Juventus attuale, guardare quella di 3-4 anni fa e non cambiare nulla. Sì, c'era qualche innesto in più, ma poi vedevi sempre le stesse facce, vedevi Morata, gli Alessandro, i Cuadrado, gli Allegri, il terzo ritorno di Morata, il quarto ritorno di Pogba, il quinto ritorno di... Era una situazione troppo, veramente troppo. Ed è per questo che, secondo me, Giuntoli sta cercando di fare piazza pulita, perché vuole vendere il più possibile per mettere dentro gente nuova. E questo di Thuram non è un affare clamoroso, che arriva dopo quello di Douglas Luiz, perché ricordiamoci che nel fine settimana, domenica precisamente, è arrivato l'ufficialità di un altro colpo eccezionale. Spendi poco più di 25 milioni per un giocatore come Douglas Luiz, poi valutato quanto volete, ma alla fine nei contanti, ecco, ti escono dalle tue casse poco più di 25 milioni, e con 45 milioni di euro circa, facciamo 50, tu hai preso due dei migliori centrocampisti che c'è in circolazione, rapporto qualità-prezzo, cioè non ci sono dubbi a riguardo. E considerando che l'Juventus negli ultimi anni cosa ha fatto a centrocampo? Ha fatto solo disastri, ha preso Locatelli, ha preso i McKenny, ha preso gente che non era del livello che ci aspettiamo, e quindi questo è un colpo che dà una sterzata mondiale, secondo me, alla Juventus. Vedremo se ci sarà poi un altro colpo a centrocampo, di quello ne parliamo in un altro contenuto, ma vi dico, e ve lo chiedo qui sotto nei commenti, che voto data all'operazione Thuram. Per me è un 10, esattamente come lo era l'operazione che ha portato Douglas Luiz alla Juventus.